racconto di una cosa un po' strana di questo. Sì, non c'è le parole! Non ci sono le parole! Facciamo una cosa così. Guardatevi piano piano un po' la mostra. Sono Francesca Archinto e sono la direttrice editoriale della casa editrice Babalibri, una casa editrice che è specializzata nella pubblicazione di albi illustrati per la fascia prescolare, primo ciclo di scuola primaria. Qual è la nostra missione? Cercare di dare ai bambini libri che possono accompagnarli nella loro crescita. Noi sappiamo che attraverso la lettura il bambino capisce, conosce il mondo che lo circonda, capisce se stesso, conosce se stesso. È importante quindi dare a loro dei bei libri che possono veramente soddisfare le loro curiosità, le loro richieste, i loro bisogni. Noi pubblichiamo albi illustrati, per cui testo, immagini. Questo libro qua, che è un libro di Mario Ramos, attenzione, passaggio a fiabe, di cui gentilmente le biblioteche di Roma hanno accolto una mostra, è un libro che viene chiamato Silent Book, è un libro senza testo, ma dalla cui lettura e l'immagine vengono fuori un sacco di parole. I bambini possono ritrovare loro stessi all'interno della storia e in questo modo sperimentare, questo è un po' il senso di tutte le storie, no? Diventarne il personaggio, diventarne l'eroe e in qualche modo vivere quelle avventure, perché poi bisognerà provarci nella realtà. Questa è una storia veramente un po' particolare. L'autore ha utilizzato i cartelli stradali, sono cartelli stradali dell'attenzione, no? Il triangolo, dove nelle pagine successive ad ogni cartello stradale c'è un'illustrazione. In questo caso c'è il cacciatore. Il cacciatore è un personaggio abbastanza tipico delle fiabe. Il bambino riconosce la figura del cacciatore, ma qui ovviamente è un'interpretazione della figura del cacciatore, che è dell'autore, che è un'interpretazione che fa ridere in qualche modo, perché in questo caso è il cacciatore che dovrebbe cacciare, invece in questo caso è cacciato dal cinghiale. Ed è quello che succede spesso nei libri, il nuovo punto di vista, no? Il cercare di far vedere che la realtà non è unica, che il punto di vista non è il solo e noi dobbiamo imparare, e il bambino deve imparare, ad accoglierli tutti e a porsi dal punto di vista di un altro. Se i bambini da piccoli si innamorano dei libri, diventeranno dei grandi lettori, e non è poco. Grazie.